Conferenza stampa del gruppo regionale del Partito Democratico che ha proposto una mozione urgente che, a fronte di un carico economico assai oneroso per i cittadini, chiede si proceda ad una organizzazione migliore del servizio sanitario in Molise. Vediamo. La consigliera Alessandra Salvatore, in qualità di capogruppo regionale del Partito Democratico, ha illustrato i contenuti di una mozione urgente rivolta ai vertici della Regione Molise, ove si chiede che, a fronte dell'ingente carico tassativo sui cittadini dovuto alle scelte del bilancio, si operi almeno in funzione di servizi adeguati ed efficienti, con tra i primi il servizio relativo ai percorsi sanitari, ormai colmi di criticità e lontanissimi da ogni tutela della salute dei molisani. Ci sarà un aumento al 3,33% sia per la fascia dai 18.000 ai 25.000 euro, sia per i redditi che superano i 50.000 euro. Mentre la maggioranza di centrodestra fa questo, noi riteniamo invece di dover dare un segnale chiaro, propositivo, con una mozione che contiene quelle che per noi sono le linee guida a cui la struttura commissariale dovrà tenersi nella riorganizzazione dei servizi sanitari, perché a fronte di un aumento dell'addizionale IRPEF e della tassazione regionale, deve esserci una riorganizzazione che tuteli i diritti fondamentali dei cittadini molisani in qualunque angolo si trovino nella regione, diritto alla vita, alla salute e poi naturalmente tutti quanti gli altri. Sulla sanità, vorremmo che il Consiglio regionale si esprimesse rispetto a quelle che sono le nostre proposte, la nostra idea di sanità regionale, una sanità che parta e che abbia come perno la sanità pubblica, su cui occorre investire ingenti risorse. In queste ore si parla della nuova terribile difficoltà in cui l'ospedale Cardarelli si trova a causa dell'emergenza Covid che è riesplosa, e allora non si può prescindere da questo, sanità pubblica di qualità, di eccellenza, che dia servizi innanzitutto tempestivi, efficaci, efficienti, adeguati, e rispetto alla quale ovviamente il privato d'eccellenza deve avere un ruolo complementare sicuramente, ma mai sostitutivo. Riteniamo che il Consiglio regionale debba dare questa indicazione alla struttura commissariale ed è per questo che ci aspettiamo che sia un provvedimento trasversale votato da tutta quanta il Consiglio regionale.